father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Ciao a tutti e bentornati a Stati Gaming con il vostro comando Wolf. Ebbene sì, oggi siamo su Black and White 2. Era tantissimo che lo dovevo fare, però mi sono arrivati talmente tanti messaggi, talmente tanti commenti che mi chiedevano di ricominciare la serie su Black and White 2, che l'avevo interrotta perché in quel periodo avevo cambiato PC. E purtroppo questo, essendo un gioco vecchio, non ero riuscito a recuperare i salvataggi e le cose, quindi sembrava inutile ricominciarla tutta da capo. Però, visto che è stata così tanto richiesta, ho detto ok, va bene, la riporterò sul canale. Ma bando alle ciance, andiamo a cominciare una nuova partita, perché dobbiamo scegliere la nostra creatura. Questo è il principio. La nascita di un dio. Invocato dalla preghiera di un cuore puro. Nato dalla disperazione. Essere un dio. Controllare il potere del bene e del male. Questo è il tuo destino. Ci serve un dio! Ascoltaci! Aiuto! Aiutaci, ti prego! Arriverò, non vi preoccupate! Noi siamo parte di te. La tua coscienza... Noi... Ti aiuteremo a diventare il dio che vuoi. Così ti guideremo mentre affronterai in modo divino tutte le sfide. Ma prima dovrai imparare i fondi. Ti aiuteremo in tutto. Però per cominciare ti serve una creatura. Andiamo a sceglierne una. Eccole qua. Non sono meravigliose? Hai 4 alternative. Quella che sceglierai resterà con te finché rimarrai in questo mondo. Quindi pensaci bene e scegli in modo oculato. Ora ti parleremo di queste bestie straordinarie. Tutte le creature possono essere addestrate come animali da compagnia. Oh, possono anche diventare terribili armi di guerra e distruzione. Tutte possono diventare una di queste due cose. È questa la magnificenza delle creature. Possono diventare ciò che vuoi. Tutte le creature cresceranno, diventando grandi e potenti. Possono essere graziose, simpatiche e divertenti. Possono anche diventare macchine da guerra. Tutte quante diventeranno buone o cattive in base a ciò che insegnerai loro. Sì, ma io preferisco che diffondano amore sotto forma di un massacro due. Le creature vivono per dominare e distruggere. Ma secondo me è un vero peccato. La creatura che sceglierai cambierà in base a ciò che fa e imparerà. Tutte hanno una vita indipendente, ma dovrai essere responsabile e non dargli troppo cibo. Dunque, è il momento di scegliere. La coscienza mia mi interrompe di continuo, è così. Però vi dicevo praticamente, per chi di voi non ha visto la prima stagione, rifarò il prologo dall'inizio in modo che tutti possano rivedere il gioco appieno e godere il gioco appieno delle sue potenzialità. Adesso è il momento più difficile, bisogna scegliere le creature. Allora raga, purtroppo c'è il problema è rimasto sempre lo stesso, il fatto che il gioco è talmente tanto vecchio che con i mouse e le cose da adesso vanno a palla, guardate, cioè è una cosa impressionante, è difficile. Allora, la prima stagione avevo scelto la scimmia, ve la ricordate, la mia scimmia? Questa volta ho detto, vabbè, la scimmia non la prenderò perché ho deciso di cambiare. Vediamo un po'. Il lupo dite che è scontato, perché visto che mi chiamo Comando Wolf potrebbe essere il lupo, potrebbe essere il nostro. Leone è figo, il leone mi piace un sacco, ragazzi, è sempre piaciuto il leone. Però la mucca, guardate la mucca quanto è docile. E c'ha i zoccoli. Con i zoccoli potremmo schiacciare un sacco di persone. Ah, anche la mia coscienza, quello buono, mi ha detto che la mucca potrebbe essere una scelta giusta. Anche perché sarei curioso di vedere la mucca cattiva com'è. La scimmia, basta, l'ho presa già. Tutte le volte, ah, raga, il problema
problema è proprio questo. Tutte le volte che sono in sto gioco e mi ritrovo nella scelta delle creature, ci metto tipo sempre 45-50 minuti per sceglierla, perché ho sempre indecisissimo. So, lupo, leone. Leone è figo un botto, raga, dai. Leone è troppo. Falla la mucca! La mucca! No, non la voglio. Io lo voglio uno, un cazzalo. Io, ma Rodolfo lo voglio, ma leone lo chiamerò Rodolfo. Dai, lupo non lo più perché è troppo scontato. Più leone lo chiamerò Rodolfo. Leone Rodolfo, tu sarai il mio condottiero. Guarda che faccia da deficiente che c'ha Leone Rodolfo. Non te puoi presentare così, mi fa, che figure mi fa, ma che facce so queste? Ecco, ecco, poi se ne va a testa alta. Bravo, sfotti gli altri perché tu sei stato scelto, gli altri no. Ehi, ti prego, l'hai sentita? Ascoltaci. È un'autentica preghiera. Ci serve aiuto. Ti preghiamo. Sembra che sia accaduto qualcosa di terribile. Ascolta le nostre preghiere. Oh, onnipotente, ti preghiamo. Vi salverò, ascolta, non vi preoccupate. Ascolta le nostre preghiere in questo momento di bisogno. Le nostre armate sono a pezzi. Ciò che rimane di noi si nasconde in questa città dai brutali aztechi. Ora hanno raggiunto le mura. Ti imploro, aiutaci. Maledetti aztechi. È un'enorme armata azteca. Invasori! La nostra città è sotto assedio. Gli aztechi hanno ucciso quasi tutti i nostri soldati. Moriremo tutti. Ma quella vacca che sta a fa lì nel mezzo? Vi salvo io, non vi preoccupate. Gli aztechi hanno scalato le mura. Sparano sui tuoi cittadini. Raccogli i cittadini e posizionali sul po'. Hai preso un cittadino. Beh, venite nel buco. Non so quante ve potrete salvare in questo buco infernale, però qualcuno l'ho salvato. La gente che vola non si sa per quale arcano motivo. Venite anche voi nel buco. Tu grassone, no, ho preso una donna. No, ecco, volevo bene una donna, ho preso un grassone. Non fuggire, ti salvo io. Ecco, tutto il resto è morto in devastanti esplosioni. Cosa succede? Cos'è quel robo? Sembra che la creatura... Che coglioni, sta scimmia infernale. Ma prima o poi l'ammazzeremo, raga, quella scimmia infernale, ricordatevelo. Me l'ero scordato che tirava fuori un vulcano abnorme. Come? Non lo so, ma faremo meglio a salvare più cittadini possibile e ad andarcene da qui. Ma quando lo faremo noi il vulcano gigante saranno cazzi, raga. Ma cazzi amari. Cosa fanno quei folli aztechi? Bastardi, me la pagherete! Guarda, ma guarda come l'hanno ammazzato in modo brutale! Beh, ci riceverete lo stesso trattamento fra poco, non vi preoccupate. Guarda, ci sono degli altri fogli recinti. Via! I barili rotoleranno verso i malefici invasori aztechi. Ma perché la gente vola? Cioè, con una... Possiamo dar fuoco a quelle balle di fieno. Poi possiamo farle rotolare verso i plotoni che vedo laggiù. Mi sembra giusto. Il bastone in fiamme, portalo sopra il fieno. Crepate, bastardi, tutti, dal primo all'ultimo. Nelle fiamme dell'inferno da me generato. Oh no, un altro vulcano. E che palle sta scimmia? Non salvare più nessuno. Beh, in teoria io sono un dio, qualcun altro penso potevo pure riuscire a salvare. Prima che morivano sotto la lava del vulcano. Però, se voi dite che non si può perché non c'ete voglia. Guarda, intanto quella scimmia del cazzo lassù, sopra quella montagna che fa il casino. Abbiamo fatto tutto il possibile, capo. C'ha l'ali che batte. Che pare che battono le mani. Ora dobbiamo diventare potenti e portare la guerra in casa degli aztechi. Ma prima dovremo conquistare i Norreni. Mi fa crepare. Oppure convincerli a unirsi a noi. Una cosa alla volta. Raggiungiamo la terra dei Norreni. Allora, in questo gioco, logicamente, come penso avrete capito, si potrà scegliere la parte del diavoletto o la parte del nostro amico angioletto. Quindi essere buoni e portare la gente a credere in noi, ad unirsi a noi e pian piano conquistare ogni isola, oppure direttamente diventare ignorantissimi bastardi e schiacciarli tutti come cani. Che potrebbe essere anche...
un'ottima idea, però non molti, cioè molte volte conviene farli unire perché si fa prima. Portale. Sì, loro ce l'hanno fatta, ma pensa a quanti sono morti. Comunque, dove siamo? All'aria di un antico insediamento greco. Direi che possiamo ristabilirci qui. Sembra un luogo pacifico e senza aztechi. È l'ideale per costruire e per trovare nuovi seguaci. Ci sono già un centro città, un magazzino e un campo che possiamo sfruttare. Il cerchio verde che vedi è il confine della tua influenza. Ok, ho dato anche una piccola sistemata al mouse, spero bene, perché questo gioco si basa tutto delle magie, le cose fatte con il mouse, quindi sarà un po' un casino, sarà. Comunque cominciamo a dare man forte alla nostra città. Devi creare un discepolo contadino. Lo creeremo subito, aspetta, adesso gli do un po' di legno, un po' di roba, in modo che cominciano a darsi un po' da fa. Guardate già la nostra città come comincia a prendere forma, quindi i nostri cittadini cominciano a diventare anche contenti. Giustamente, come ogni buon dio, cioè, dobbiamo avere un tempio. Mi sembra giusto, no? Cioè, nel senso, non si è mai visto un dio senza un tempio. Allora, ragazzi, siccome sono un dio molto benevolo al momento, padrone, acceleriamo i lavori con la costruzione divina. Bravo, diavolo, gli dar retta a te. Sposta la mano sopra il tempio. È quello che farò. Premuto il pulsante azione per agevolare la costruzione. Certo, normale, questo qui proprio. Volevo dire proprio questo, il fatto che siccome sono un dio al momento ancora molto benevolo, darò una mano. No, così non va bene. Ma sta zitto, sta. Ma non mi rompe il cazzo col cerchio verde, io fo come cazzo pare, sono un dio con dove pare, sono stra... Così non va bene. Te lo metto tutto in culo. Testa di cazzo. Ho capito, non è che tutte le volte che vo fuori ma da dire che il cerchio verde è il limite della mia influenza, io vondo cazzo mi pare. E non ho tassato, di certo senti a te, brutto. E poi mi fa cazzare che altrimenti non ti torretta mai più, cioè divento proprio discepolo del demonio io qui, E un attimo, il passo è breve. Oh, guardate adesso la mia influenza quanto si è ampliata. Comunque ragazzi, direi comunque di qui questa prima puntata, il primo ritorno su Black and White. Io spero vi sia piaciuto il video, ragazzi. E come ogni video di, anzi come ogni prima puntata di Black and White, vi chiedo che tipo di allineamento decidete che prenda. Se buono oppure cattivo, demoniaco. Ditemi anche cosa ne pensate della creatura che ho scelto, se avreste preferito altre creature oppure no. Mi raccomando, scrivete tutto nei commenti. Sta zitto, sto a parlare io adesso, il tuo dio ti sta comandando, un po' di. Comunque detto questo, concluderò qui questa prima puntata e spero vi siate divertiti. Mi raccomando, scrivetemi anche se vi fa piacere che ricominci la serie oppure no. Detto questo, un saluto a tutti ragazzuoli, al prossimo video, ciao a tutti.